Contrasto al fenomeno dell'abusivismo, ma anche massima trasparenza. Dopo quanto accaduto lunedì sera a Rione Pertini di Mestre, il presidente dell'ATA di Venezia, Fabio Nordio, fa il punto sul numero di alloggi sfitti di proprietà dell'ente da lui presieduto. A questo dato si devono poi aggiungere gli appartamenti vuoti di proprietà comunale che non dipendono da ATA, ma tra enti diversi c'è un sentire comune. Il tentativo di occupazione abusiva che si è perpetrato ieri al quartiere Pertini ha portato senz'altro alla ribalta il problema delle case sfitte di proprietà comunale e di proprietà dell'ATER. Per quanto riguarda ATER, nel quartiere Pertini noi abbiamo circa 150 alloggi, di cui 35 sfitti, però di questi 35, 12 sono già in disponibilità per essere assegnati e 2 sono in corso di lavorazione. Poi ci sarà una fase successiva. Gli altri alloggi sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e contiamo nel giro dei prossimi anno e mezzo, 2, di sistemare anche quelli. Il problema delle occupazioni abusive è un problema molto sentito da ATER e nel quartiere Pertini abbiamo 2 alloggi occupati abusivamente. All'opera anche guardie giurate. ATER ha installato delle luci con fotocellula nelle zone più a rischio. E abbiamo anche dato la disponibilità a uno dei com due comitati di quartiere della disponibilità di avere una vigilanza con delle guardie giurate, coadiuvate da polizia locale e polizia di Stato, così come abbiamo presentato nell'accordo di circa un mese fa firmato con il prefetto e questore.